Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News con una nuova puntata di 20 alle 21. Proseguiamo il nostro viaggio alla conoscenza dei candidati sindaci dei comuni che andranno ad elezioni amministrative il prossimo giugno e questa volta andiamo a Sarassa con Sergio Gelmini. Benvenuto. Grazie Tamara, grazie. Sergio Gelmini che ha confermato la sua candidatura a sindaco per queste elezioni. Cosa ti ha spinto a ricandidarti? Tu sei già un ex amministratore. Ma diciamo che non sono stato in comune in questi ultimi anni, ma il paese non l'ha mai comunque abbandonato. Ho sempre fatto parte di associazioni, da una vita nella protezione civile. Ultimamente faccio anche un po', diciamo, di pubblicità e trasversale. C'è anche il sindaco dentro, il vice. Sta nascendo un'associazione per celebrare i 600 anni della parrocchia. E quindi all'inizio ci sono archivi storici, molti documenti, libri. Nel 2026 c'è questa celebrazione di 600 anni, per cui anche in questa associazione adesso mi hanno chiamato. Quindi ho sempre cercato comunque di rimanere attivo nel paese. Arrivo anche da una famiglia che comunque mio papà era stato in comune, è stato uno dei fondatori del gruppo di protezione civile, una volta erano pompieri comunali, è stato in proloco nel comitato carnevale, per cui a casa mia finito il lavoro, fare, chiamiamolo secondo lavoro, che non è un secondo lavoro, una passione per il paese, aiutare in qualche maniera, è sempre stata una cosa normale, per cui l'ho sempre vissuta così, come finite le mie ore mi devo fare qualcosa o per il paese o per l'altro, non sono mai stato, diciamo, con le mani in mano seduto nel sofà. Sì, non molto quindi, attivo. Per quello poi, come ti dico, è la passione soprattutto per il paese. Certo. Ho chiamato persone che hanno passione per il paese, non per niente, adesso faccio una news, diciamo, la nostra lista si chiamerà Passione Sarassa, proprio perché nasce dalla passione per il paese. Certo, è impegnativo comunque formare una lista, ovviamente non ti chiederò i nomi perché sì, verrà poi presentata, a tempo ovviamente, debito, certo, esatto. Sì, sì. Però penso che non sia facile comunque trovare persone che, pur essendo appassionate, pur essendo comunque innamorate del paese, vogliano mettersi in gioco. Sì, non è semplice, il paese comunque è piccolo, noi arriviamo da anni, l'ho vissuto anch'io per prima, da monoliste, e quindi creare due liste, che dal mio punto di vista è un vantaggio comunque anche per il paese, c'è la possibilità di scegliere. Io conosco molte persone che non andavano a votare proprio perché c'era, diciamo, la monolista, tanto dicono, ah, tanto c'è questo, che vado a votare, non vado a votare, viene su lui. Non per niente negli ultimi anni si è abbassato, credo, dal 60% al 50% il quorum, proprio per cercare di non invalidare le votazioni. Sì. E quindi lo vedo nel paese, comunque c'è fermento, c'è vociare, chi ci sarà in lista con uno, chi ci sarà in lista con l'altro. Su questo, secondo me, aiuta a portare gente a votare. Certo, e sicuramente lo posso dire tranquillamente, adesso che vinca io o che vinca un'altra lista, sono tutte persone che lavorano per il paese, per il bene del paese, quindi ci tengo a tranquillizzare tutti, non è una guerra questa, di guerre purtroppo ce ne sono già in giro, questa è una sfida elettorale, è una sfida, finite le votazioni, come dice il buon Velasco, chi vince festeggia, chi perde spiega e si va avanti così via. Certo, quindi ti aspetti comunque una sfida elettorale pacata, dai toni pacati? Ma mi auguro di sì, mi sembra un po' più sui social che si scaldano, che magari non sono neanche né in lista né con uno né con l'altro. Io non sono su Facebook o su Instagram, sono d'accordo sui social e tutto, quando vengono usati nello scopo giusto, quando sono solo novella 2000, cose del genere, mi interessano poco. Certo. Approfitto della domanda anche per togliermi, diciamo, un sassolino così. Sì. C'è qualcuno che ha scritto amministrazione dormiente, no? Riferita alla mia. Per prima cosa, se volevano attaccarmi, potevano fare direttamente il mio nome, anche perché in lista con me nell'amministrazione tra virgolette dormiente c'è il sindaco attuale, c'è l'assessore, ci sono alcuni consiglieri. Le decisioni che sono state prese in passato le abbiamo prese sempre insieme, io non ho mai fatto il despota o il tiranno, ho messo la mia faccia, ho fatto da parafulmine quando serviva, ma le decisioni sono sempre state unanime, di consiglio. Poi l'ho detto già anni fa, magari qualcuno l'ha dimenticato, io sono entrato in comune e c'era il patto di stabilità, per cui non si potevano spendere soldi così, organizzare come dovevo spenderli nella normale amministrazione e per emergenza. Passato quel periodo, ancora adesso attuale, c'era il lodo ASA,
Per cui se i comuni avessero avuto torto, diciamo, durante il processo, devono pagare i danni fatti da Tendoserv, dall'ASA. La mia amministrazione ogni anno contornava sui 100.000 euro proprio per tutelarci in caso di processo di condanna. Sì. Ho messo da parte un tesoretto, spero che l'amministrazione attuale abbia continuato a farlo, quindi ho pensato più al bene del paese che non a fare bella figura. Certo, sì, che non è una cosa da poco. E ti eri fermato però nello scorso mandato per motivi personali, non sì, anche perché io ho sempre pensato che fare il sindaco, comunque ancora di più in un piccolo paese, non è una professione. Uh-huh. Io arrivavo già da due mandati con Bolatto, uno con Ansinello, un mandato da sindaco, i miei 20 anni li avevo anche fatti, voglio dire, quindi avevo bisogno anche di prendermi una pausa, ricaricare le batterie. Uh-huh. Adesso dico così un aneddoto solo per dire, anche quando ho fatto il consigliere, che poi l'ho scoperto, non è come fare il sindaco assolutamente. Sì. Però mi possono smentire di Consinello, Bolatto, ma credo proprio di no. Il mio fare il consigliere era a tempo pieno, perché comunque c'ero sempre. Notte, giorno, racconto un aneddoto così solo per dire: un sabato mattina mi alzo come tutti i sabati che io andavo in comune, abitavo vicino, comunque al comune andavo a piedi, spezzo anche una lancia a favore comunque dell'ecologia, voglio dire, anche quando ero sindaco abitavo un po' più distante, sono sempre andato in bicicletta, perché si parla tanto di ecologia e poi la gente si sposta per fare 100 metri in auto. E l'ecologia inizia anche dalle piccole cose, da andare a piedi, andare in bicicletta per fare la spesa, non dico fare la spesa grossa, però voglio dire, comunque per muoversi, soprattutto in un paese che si può, chiudo la parentesi adesso. Sì, no, certo. È un mio modo di vivere questo, non è che devo fare pubblicità. Comunque le racconto, vado in comune, un sabato mattina, trovo tutto chiuso, è strano, ho detto non c'è nessuno, prendo il telefono, chiamo Ansinello, all'epoca era lui sindaco, lui era in viaggio con la famiglia, era il 31 dicembre, era un sabato, il comune era chiuso. Questo solo per raccontarvi, per me era un sabato, il sabato era in comune, poteva essere il 31 dicembre, 15 Ferragosto. Per me era sabato, perché il sabato era dedicato, oltre agli altri giorni, quando in comune. Certo. Questo solo per dire. Quindi avevo voglia di ricaricarmi un po' per quello. Certo, no, avrei potuto continuare, c'ero solo io, avrei potuto fare altri 5 anni e tutto, ma non ci tengo alla sedia, alla poltrona. L'ho fatto per altri scopi, come lo provo a rifarlo adesso, via. Sì, per adesso visto l'entusiasmo di persone che ho vicino, che certo. mi hanno contattato, che mi hanno spinto a fare questa scelta, e ci provo. E... C'è qualche opera o qualcosa che avevi iniziato ed è rimasta lì in sospeso, o che avresti voluto fare e che speri, senza andare nel dettaglio, perché ovviamente presto anche per il programma, o che avresti, che vorresti comunque mettere in atto? Beh, una cosa che avrei voluto continuare volentieri, però ne do atto all'amministrazione attuale, l'idea della chiesa, del teatro e di disciplinanti era una mia idea. Adesso magari non lo dicono, sono contento che abbiano trovato dei soldi per iniziare finalmente i lavori, quello era il mio tarlo. E ci ho messo tanto, perché a fare con la curia è stata una cosa veramente difficile. Poi uno va in comune, magari ha una cosa in testa, dice oggi vado per fare quella cosa lì. Succedono 10 altre cose e tu passi la giornata e a quella cosa lì non ti sei dedicato. Sì. Approfitto anche, se non già le ho ringraziati pubblicamente, due persone che mi hanno aiutato molto a realizzare questa cosa, che sono l'architetto Bruno Bolatto e Marco Franceschino, che loro hanno seguito tutta la parte dei documenti in curia, sono stati persi non da loro ma dalla curia, quindi rifai tutti i documenti, poi non ha aiutato anche i passaggi di vari parroci in paese, quindi molte volte dovevi ricominciare. Certo. Ed è stato lungo, però negli ultimi giorni, quasi a farlo posta del mio mandato, è arrivato nulla osta dalla curia. Sì, quindi è stato trigoso, ma la sì, era una cosa pena. Che ci tenevo, perché era utilizzata come un magazzino ed era veramente uno spreco. Certo, no? Sì, senza dubbi. E come vedi la Sassa del futuro? Ma la vedo un po'... Cioè, vedo ad esempio adesso stanno facendo molte nuove costruzioni, villette, da una parte un bene, perché comunque porta persone, porta popolazione, la vicinanza con Rivarolo aiuta anche a costruire, a Salassa evidentemente costa meno al metro quadrato che a Rivarolo, quindi
è appetibile da quel punto di vista lì. Anche se sinceramente, ecco, quella è una cosa del futuro, se ne parla tanto, ma poi riuscire a realizzarla, però un'idea è quella di concentrarsi a ristrutturare il centro storico, perché abbiamo sempre più persone fuori e il centro storico, sono state fatte qualche intervento, tutto, ma ci sono molte case proprio diroccate praticamente, anche a rischio, non dico crollo, ma quello secondo me è una bella sfida da portare avanti, trovare la maniera per detassarle, per incentivarle a ristrutturare queste case. Certo. Ok, e altri, la parte dell'associazione del paese, tu fai parte di molte associazioni, e quindi hanno bisogno di un qualcosa, c'è un qualcosa che manca? L'associazione del paese si sono ridotte negli anni, avevamo la squadra di calcio, avevamo perso altre associazioni, però quelle che sono rimaste è perché hanno l'ossatura solida, lavorano. Sì. C'è comunque un tessuto forte. Sono sempre più o meno le stesse persone con l'innesto di giovani. Anch'io nella mia lista ho cercato persone che arrivassero dall'associazione, proprio perché se sei già in un'associazione perché ci tieni comunque a fare qualcosa per il paese. Difficilmente quello che viene a vivere in paese lo peschi così. Può capitare, ma ti dice ho il mio lavoro, la famiglia, non ho tempo. Ho conosciuto tante persone negli anni che ho fatto il sindaco, anche prima, e magari nuove famiglie hanno i bambini che vanno a scuola, li vedi in quei 5 anni degli elementari e poi spariscono, no? Ed è difficile andare a pescare fra quel bacino. Qualcuno si riesce, però cerchi nell'ambito dell'associazione principalmente. E il problema più grosso che è Srassa, tolto l'Odoasa, che è questo. Ma sono un po' i problemi, penso, che hanno i piccoli paesi. Vedere le vetrine abbassate del paese. Io da sempre abito in paese, mi ricordo quando la via centrale, anche d'inverno soprattutto, era comunque illuminata dalle vetrine. Certo. Mi rendo conto che fare un proclama, vorremmo aprire nuove attività, tutto, sono difficili da mantenere. Certo. Non sono più le attività di una volta, aprire un negozio, non so, io ho visto aprire negozi di scarpe, di fotografie in un paese, sono cose utopistiche, no? Però si può pensare, non so, penso a un negozio magari di generi alimentari di nicchia o regionali, tipici, cose particolari. Sì, che possono fare. Ad esempio abbiamo la zona lì fuori dal paese, però San Giuseppe, Borgo San Giuseppe, dove c'è tutto un complesso residenziale, ci sono delle vetrine appunto inutilizzate. Ho letto di cose tipo co-working, ad esempio uffici dove magari un professionista, non so, non si può permettere lo studio magari a Rivarolo, Torino, con altri sicuramente sarà su un affitto più basso, tipo non so, una piccola assicurazione, lo studio del geometra assieme, un grafico, dividere gli spazi comuni, quindi uno abbassa anche, ecco, su quelle cose magari si può anche lavorare. Certo. La stessa società operaia che versa sempre un po' tra alti e bassi. Ho visto l'intervento che è stato fatto ad Ozegna, a Gallenca, magari di pensare di fare anche tipo bed and breakfast, così per attirare qualche cliente in più, dare anche solo una colazione e un posto dove dormire. Certo. Oggigiorno c'è la tecnologia, l'internet ti permette di essere conosciuto praticamente in tutto il mondo. Ha purtroppo fatto chiudere tante attività, parliamo di, adesso non so se posso dirlo, di Amazon, di cose del genere, che il servizio te lo portano a casa, una bella comodità, però questo logicamente ai negozi locali è stato un danno indifferente. Quindi bisogna pensare a attività alternative, e gli spazi ci sono comunque per aprirli in paese. Può essere un centro estetico o cose del genere, sì, no? Sì, no, diverse. I classici negozi che c'erano una volta è difficile che riaprano. Certo. Poi lì sta anche l'inventiva del commerciante, non c'entra niente al comune. Da noi hanno aperto un fioraio ormai già da molti anni e si è ingegnato, anche un designer flower come adesso. Sì. E lavora benissimo, abbiamo una panetteria anche uscendo dal paese che un presidio slow food, si è integrata bene, solo in questi giorni festeggiavi i 15 anni, in Puglia auguro anche altri 100, non 15. Abbiamo dei ragazzi, una famiglia che si è dedicata
produrre vino, quindi hanno comprato vari terreni ed è una cosa nuova che si apre anche al futuro, li puoi trovare online, il vino di Salassa, ed è una bella cosa, quindi bisogna anche ingegnarsi in cose che ti permettano di vendere non solo in paese, ma un po' dappertutto. Certo. E la tua famiglia come ha preso questa decisione dopo i 5 anni di pausa di ricandidarti? Ma se posso fare una battuta, mia moglie non mi vuole vedere tanto in giro per casa, per cui su quello ben volentieri. Poi, come dico, già mio papà è sempre stata una cosa che in famiglia si è masticato, il volontariato, impegnarsi nel sociale, nel comune, sì, quindi... per cui diciamo l'hanno presa bene. Come avevo scritto nei saluti 5 anni fa, mi aveva appoggiato la famiglia e mi appoggia di nuovo questa volta. Se non hai una famiglia dietro, comunque certo, che ti appoggia, non. Perché so cosa vado incontro, so il tempo libero che dovrò dedicare al comune, sì. Per cui, e lo rubi anche alla famiglia, no? Certo. Però le ragazze sono anche grandi, mia moglie si arrangia da sola, per cui... Sì, no, la sì. Famiglia l'ha preso bene, sì. Ti fa per me, via. Meno male. Sì, anche perché sì. Tempo libero praticamente non c'è poi più, perché poi... Sì, sì, sì. Come so, si sa... So cosa significa, sì. Esatto, sì, l'ho già vissuto. Dal mio punto di vista si può fare il sindaco in un piccolo paese senza farlo a livello professionistico, cioè... Certo. L'ha fatto prima di Mensinello, l'ha fatto Bolatto, Vaire, senza andare più indietro. Tutte persone che lavoravano come me... Sacrifichi il tuo tempo libero, ma c'hai il tempo anche comunque di essere quotidianamente. Non sei magari presente al mattino, salvo quando ci sono determinate riunioni, certo. Ma io tutti i pomeriggi passavo in comune, e sabato, e serate, poi sì. Oggigiorno telefono, videoconferenza, puoi essere vicino anche... Sì, no, infatti, io all'inizio comunque. Del mio mandato sono stato per lavoro in Germania, in Olanda, comunque ero... costantemente in contatto con il comune, certo, quindi. Certo. E poi avere persone al tuo fianco che ti coprano nel momento che tu sei assente. E descriviti, così, domanda un po' strana. Questa non me l'aspettavo. Lo so. Non so. In chiusura una domanda. Sono una persona, ecco, questo che può essere, non so, un pregio, anche un difetto, tanto istintiva. Io anche quando ero sindaco molte volte dovevo, se c'era un problema, risolverlo a tutti i costi, passavo da essere sindaco a cantoniere, a vigile urbano, e molti anche mi riprendevano, cioè, sì, sindaco deve essere un dirigente, potevo certi lavori fare magari fare il giorno dopo ai cantonieri o al geometra. Io se c'era un problema dovevo risolverlo subito, e non sempre un bene, perché alle volte magari vai... toppare certi equilibri, e quello secondo me è un pregio, un difetto, non lo so. Altre cose, forse invecchiando, magari uno si migliora, poi certi difetti cerchi di smussare, poi dovrebbero magari dirlo gli altri, certo. I difetti. Passionale, quello sì, che se mi prendo una cosa a cuore la porto avanti fino alla fine, magari certo. Non ci dormo la notte perché ci penso e... Ho avuto anche degli scontri con delle persone proprio per dei problemi in comune, ho ricevuto anche degli insulti, che poi alla fine si sono trasformati anche in grazie, perché hanno capito che il loro problema l'ho fatto mio e l'ho preso a cuore. Poi non sempre riesci a risolvere i problemi, no, certo. Perché non sempre dipendono da te, però hanno visto la mia comunque la buona intenzione, non sì, solo di facciata. L'impegno messo, diciamo, anche perché sì. Poi non siamo infallibili, quindi sì. Può succedere che... Nonostante uno ce la metta tutta, poi alle non riesco volte a ottenere sì, risultati. Non, però. Non puoi sempre, quando magari ci sono enti superiori al tuo, tu bussi a certo. Quella porta, suoni il campanello, fai squillare il telefono, ti danno retta fino a un certo punto. Certo. Ci sono problemi irrisori da anni, che io sono stato anche in ASCO, Associazione Sviluppo Canavese Occidentale, che è un'associazione mm-hmm. Cui fanno parte imprenditori e amministratori. Una delle cose principali era la famosa variante della 460. Io ne sento parlare sì. Dei tempi di Bolatto, quindi parliamo sì. Degli anni 80, l'avevo certo. Vista disegnata sulla carta in consiglio comunale. Sembra che debba partire il primo lotto, però dico sembra. Quella è anche un problema dei comuni e delle fabbriche, soprattutto dello stampaggio, certo. Perché avere delle reti viabili, efficienti, è importante sì, per trasportare le merci velocemente a basso costo, pur rispettando il rispetto del suolo come manifestato dalla Coldiretti. Certo. E come ho detto anche forse prima io in inizio trasmissione sul discorso di non fare sempre nuove abitazioni, ma guardare anche alla parte vecchia o aree
industriali dismesse. Noi abbiamo ad esempio l'area ex Vallero delle botti per concerie, quella è un'area dove si può costruire ed è abbastanza grande per un paese come Salassa, ci stanno diverse abitazioni, piuttosto che andare a occupare altro suolo verde. Sì, quindi cercare di recuperare... Sì, già l'esistente. Qualcosa che vuoi aggiungere a questa intervista in chiusura? Che qualche momento come abbiamo toccato? Quando mi hai detto magari tipo della Salassa del futuro, ad esempio avevo una cosa che non sono riuscito a realizzare anche lì, dico, non per colpa mia, per vari intoppi. Ci aveva contattato Furlan, il famoso boxer, ha ancora una palestra, avrebbe voluto realizzarla, dove abbiamo noi un prato, un terreno del comune di fronte al bocciodromo. Era una bella idea per una palestra che a noi manca Salassa. Certo. Purtroppo c'era il problema che il comune non può fare una fiduzione per un privato. Chissà, magari un domani pensare a una cosa mista privata-pubblica, quello è un tarlo che mi è rimasto e mi sarebbe piaciuto realizzarla. Bello. Ti ringrazio per la partecipazione. Grazie. E il tempo è volato velocissimo. Sì. Se posso dire ancora una cosa, il nostro slogan, voglio dire, noi ci mettiamo passione e voi dateci una mano a realizzarla. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguire Obiettivo News e 20 alle 21. Un appello a tutti i candidati sindaci dei comuni canavesani che andranno alle elezioni, se vi fa piacere un'intervista, scrivete alla nostra redazione.